Centro Anch'io. Centro Anch'io. Bentrovati a Centro Anch'io, una bella escursione anche oggi in apertura di puntata. Dove? Al lago di Love, al Colle Mignone. Si parte dalla chiesetta di Navertino a 970 metri per una comoda mulattiera. Si arriva al sentiero 82 che, proseguendo sulla destra, in un'oretta di cammino porta al lago di Lova. Il lago può essere raggiunto anche partendo da Ossimo Superiore tramite una ripida mulattiera che parte nella parte alta del paese. Infine è possibile arrivare al lago di Lova da Villa, frazione di Lozio, valicando il Colle del Mignone. Qui un'area picnic ed una croce segnano l'arrivo della meta. Lo sviluppo del percorso è di 9 km per 650 metri di dislivello e un tempo complessivo di 4 ore e mezza. Continuano allora le nostre scorribande in terra romagnola, sole, mare, Camise e Foss. Perché Camise e Foss? Perché si dice che quelle è il Gana Camise andos e l'altra andel Foss. Approfittiamo della simpatica e benevola amicizia di Elisabetta per questo proverbio in dialetto bresciano. Siamo venuti a Rimini a interrogare i romagnoli. Tu qualcosa di romagnolo lo sai? Di romagnolo? Ma qualcosina. Si può dire in televisione? La pida se per sotto un piso un po' matot. La piada col prosciutto piace un po' a tutti. Ah, ecco, ce lo puoi ripetere un pochetto più adagio, gentilmente. La pida se par sot, se par sot, empise un po' ma tot, empise un po' ma tot. Sì. Dai. Sì, sì. Abbastanza comprensibile. Questo invece, dai, non è difficilissimo neppure questo. Elga. Una camisa indos e l'altra in del fos. Capito qualcosa, Eli? Ha una camicia addosso e l'altra nel fosso. Quindi una persona che ha una camicia addosso e l'altra nel fosso, ma nel fosso non nel senso che è stata buttata via o eliminata, nel fosso perché una volta, sai, il bucato non si faceva con la lavatrice. Si faceva con il torrente. Ecco, quindi una camicia addosso, l'altra nel fosso, vuol dire che è una persona ricca o non troppo ricca. Esatto. Ma lo sapete che il romagnolo e il bresciano sono imparentati? Sì, perché? Sono entrambi dialetti di derivazione gallo-italica. Vedi che c'è sempre da imparare qualcosa qui? Abbiamo fermato la persona giusta. Va bene, grazie. Arrivederci. Luca, carissimo, tu sei studente, vero? Sì, studente di storia, l'alma mater di Bologna. Beh, digli niente. Quale sarà il tuo futuro? Dove ti vedi, caro Luca? Spero un ricercatore di epigrafie e istituzioni romane, ecco, insomma. Quindi. Allora, vediamo un po', caro Luca. Elga, dai, il nostro modo di dire. Allora, Elga una camisa endos e l'altra endel fos. Cosa hai capito di questo? Allora. Quali parole, dai. È sicuramente un articolo determinativo, ecco, quindi è il. No, in realtà è lui, è il pronome personale. Lui ha una camicia. Addosso? Perché un'altra. In romagnolo noi abbiamo addosso invece è endos, quindi è abbastanza simile. Sì. E l'altra nel fosso? Una lavare, perché una volta, sai, si lavava nei fossi. Certo, assolutamente, sì. Una la indossa e quell'altra, diciamo che è in lavanderia, nella lavanderia naturale. Esatto, e no. Si dice di una persona che non dispone di... Beh, suppongo di un gran guardaroba, ecco, insomma, non ho idea. Così. Voi storici che invece navigate nell'oro, vero? Assolutamente, siamo tutti precari e se riusciamo a lavorare. Grazie Luca, gentilissimo, e viva Rimini, e viva il Tempio Malatestiano, alla prossima, ciao!